Quasi mezzo secolo dall'ultimo episodio, cioè quasi 2 settimane. Ma il tempo vola, come le mie visualizzazioni, però quelle negative. E di conseguenza benvenuti in questo 23esimo episodio di FIFA Carriera Allenatore, il secondo con il Chelsea, dopo la fantastica figura che abbiamo fatto nello scorso episodio. Che abbiamo, che ho, ma avevamo delle squadre fortissime. E oggi devo giocare subito con la seconda squadra. Almeno siamo contro il West Bromwich, con Mike Jones, campione West. Ciao a tutti, grazie, arrivederci. Attenzione, la classifica dice che siamo ancora primi per un punto, dopo che ne avevamo 8 di vantaggio. Cretino io. Spero che le partite siano un po' più movimentate delle scorse. Calmi subito. Un gioco da 2 settimane, non contando la sfida con Dre. Però non è possibile sta cosa. Com'è cresciuto il tuo canale con FIFA Carriera Allenatore? Perché non lo porti sempre? Perché sono un cretino, eh? Guarda che roba! Volevo una partita movimentata, ma la pioggia me la sta portando via. Musunda, la cross al centro per Batshuayi, la para! Comunque il canale di Anime Souls ha raggiunto finalmente i 100 passi iscritti. Sono veramente contento. Soprattutto per chi segue la serie Konosubarashi, vada a vedere che ci sto facendo anch'io la serie. Questo era una musichetta di sponsor, tipo me stesso. E finisce 0-0, come non è mai successo, vero? Io devo vincere per forza, mi sto giocando il primo posto contro il West Bromwich. Vabbè che da tanto che non gioco, però dai. No, 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 lo sapevo. Siete scontati come la mortadella all'Ipercop. Guarda che me la vado a perdere di nuovo. Seconda squadra di Scarsoni. Ma porca la... di tacco. Non riesco a far partire un'azione, è incredibile. Se, due... E abbiamo perso! Io non accenno neanche una parola. Anzi, una sì. Siamo secondi. Siamo contro il mio amato Everton. Con Andrea Marineri, modalità campione e nebbia, ovviamente. Chelsea Everton. Contro la mia ex squadra. Ex e ancora ex. Talmente ex che in questo momento sono cornutissimo. Ora non si scherza più. C'abbiamo Cristiano Ronaldo che non fa un cacchio. Siamo alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo 5 partite. 5 partite. Non è giocato in avanti. Oh, non riesco a fare un'azione. Ma è assurdo. Neanche un contropiede riesco a fare. Non riesco proprio a giocarci col Chelsea. Non riesco a fare niente. È finito il primo tempo 0-0. Mi cadono le cuffie. Esasperato alla morte. Non riesco proprio a gestire la squadra. Non se la passano bene. Non fanno niente. È brutto. Mamma mia, che brutta cosa. Non mi trovo per niente bene. E non è fallo. CR7 la gioca per William. Un assist pazzesco. E ovviamente. Che poi come mi avete scritto è CR16, non CR7. Fabregas la cross al centro di testa. Traversa, ovviamente. Pallone controllato. Diego Costa. E da dove dovevo tirare per far gol? Fallo rangotango. Mamma mia. 1-0. Forse il gol che cambierà completamente l'episodio. Di conseguenza che il mio comportamento da cretino. Perché voi dovete sapere che qua le squadre, una volta che sono sotto, perdono completamente l'equilibrio. Che parata! Che parata di Courtois! Ed è finita la partita 1-0. Bisogna far gol subito, così la squadra perde l'equilibrio. Pam, contropiedi, 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 contropiedi. Ma il gol presto ce lo fanno a noi. Siamo tornati primi. E ora con la seconda squadra, Michael Oliver in modalità campione nuvoloso. Eccolo qua, guardalo, tutto carico. Oggi ne fai 6. Non dovremmo avere problemi, di conseguenza ne avremo miliardi. Dai, dai, adesso che abbiamo vinto finalmente una partita per culo. Mamma mia, devo stare zitto. Ehi amico. Oh, Sprank! Le gambe rotte. Ormai ci ho fatto l'abitudine in questi rigori del cacchio. C'ero, c'ero. E siamo già sotto. Matic! Ok. Musunda la gioca benissimo per Matic. Matic voleva la doppietta. Matic il cross. L'hanno cacata malissimo. Via così. Bellissimo. E io da 20 metri più autogol. Però zitti. Wow. Che culo. Finalmente un po' di culo. Anche se ne ho avuto abbastanza. Finisce il primo tempo 2-1 per noi. No. No. Oh mamma mia. Il brutto di questi giocatori, che a differenza del Valencia, non la passano dove voglio. Pallone lanciato in avanti per Musunda, che deve correre. Musunda corre. Musunda la mette. Va bene, palo ovviamente. Non ci arrivano, non la passano dove voglio. Ma che squadra del cacchio. È finita 2-1 per noi. Il Manchester United ha pareggiato. Avere una squadra così, dove Ronaldo è sceso a 91, una squadra che non sa giocare, o almeno io non ci so giocare, ed è strano.
Non che io sia bravo a giocare, ma veramente è improponibile per me. Con Team Robin siamo dei tag campioni e coperto. Dobbiamo vendicarci del West Bromwich. Mo ve la fico io la prima partita in un posto strano. Ditemi anche se volete che rincominci tutto da capo o prenda una nuova squadra. Ovviamente se rincomincio tutto da capo il prossimo episodio sarà l'episodio 24. Non rincomincerà da capo, ma almeno ci sono tutte le rose aggiornate. Ditemelo voi, perché io Chelsea lo abbandono qua, mi dispiace. Cristiano Ronaldo rientra, Cristiano Ronaldo si gira. Adesso gli faccio fare un gol. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Comunque questa è l'FA Cup. Cristiano Ronaldo, dai, ultima partita, voglio che segni il gol. Che gol ha fatto? CR16. Guarda qua come si sposta, bam. Si sposta dal piede destro al piede sinistro la palla, anche se era il contrario, fa lo stesso. 1-0 per noi. Adesso posso veramente finire qua la serie con Chelsea. Ed è finita 1-0 per noi. Bellissima partita, aggiungerei. Il compito di uno youtuber è far divertire e divertirsi allo stesso tempo. Ma quando le due cose non combaciano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Giocare con una squadra che proprio non ti fa venire voglia di giocare incide tantissimo. E di conseguenza, non divertirmi e non far divertire voi a me non va. E quindi, signor Mister Sedano, Nizza, Valencia e Chelsea, è stato un piacere allenarvi. Ma nuove prospettive ci aspettano! Nuovi inizi! Nuove partite e nuovo campionato! Signori e signori, ci vediamo con il prossimo episodio, con le rose aggiornate, e consigliatemi una squadra di Serie A, si ricomincia con le italiane.